Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in The Last of Us, parte 1. Come al solito io sono Morrugio e sono da solo, non c'è Matreus neanche oggi in questa puntata, ma mi raccomando supportate questa sera con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Andiamo avanti. Da qualche parte qua dobbiamo trovare Ellie. Recuperiamo un po' di cose che male non fa. Vedere per bene, esploriamo, capiamo. Ups. Attenzione, c'è un documento. C'è un documento che dice: 15 marzo abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. Tra un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo, che mi preoccupava sin dalla morte di Greg e Tania la settimana scorsa, è decisamente migliorato. È bello sentirli ridere ancora. Robin è venuta da me e mi ha detto: siamo al sicuro con te, grazie Marlene. Un piccolo gesto, ma ne aveva bisogno. 23 marzo, è scrollato il mouse male. Ellie non ce l'ha fatta. Noi siamo all'ospedale, ci sono stati parecchi festeggiamenti, almeno da parte degli altri. Immagino siano contenti di rivedere i loro vecchi amici. Erano più di 10 anni che non vedevamo alcuni di questi ragazzi. Dopo che mi hanno dato la notizia, non sono riuscita a mangiare, non potevo parlare con nessuno. Dovrei essere contenta anche solo di essere viva, ma ora come ora voglio solo chiudere gli occhi per un po'. 24 marzo. Mi guardano e io so che cosa pensano. E siamo solo un mucchio di incompetenti. Cosa dovevo fare? Pensavo che sarei morta, l'intero battaglione di Boston dava la caccia ai miei uomini, dovevo portarla via dalla città. Come facevo a sapere che le scorte armate delle luci erano già pronte? Mi ha preso il panico, alla fine mi sono ripresa decisamente in fretta e i miei uomini si sono rilevati più abili di quanto immaginassi. Alcuni sono sopravvissuti all'attacco dell'esercito. Avrei dovuto tenerla con me, invece l'ho consegnata a un paio di contrabbandieri. Ti ho deluso, Anna, ho deluso tutti noi, sono davvero incompetente. Non sopporto di parlare con nessuno di loro. Non penso di poter sopportare i loro sguardi ancora a lungo. Non posso restare qui, questo è il 25 aprile. 28 aprile. Uno dei nostri esploratori ha appena chiamato via radio. Ha visto un uomo e una ragazzina che entravano nel tunnel dal capolinea dei boss. Crede che lei avesse i capelli rossi, ma non è sicuro. E se fosse lei? Smettila, Marlene. La sua ricognizione sta per uscire, andrò con loro. 28 aprile. Se vi perdete nell'oscurità, cercate le luci. È viva. Stanno facendo dei test su di lei proprio ora. Non capisco se sono eccitata, spaventata o sono nervosa. So solo che le mie mani tremano e non voglio sapere di smettere. Sti cavoli. Allora, come siamo messi con l'equipaggiamento? Abbiamo tutta manetta. Quindi niente di che. Solo andare avanti. Anche questo è a manetta. Abbiamo 80. Potremmo aumentare modalità di ascolto di 50. Potrebbe far comodo. Allora, vediamo un po'. Questa parte non c'è niente. Vedete che è tutto sigillato. Oh. Sì, ci siamo. Arrivo, Ellie. Qua sono tutti armati, Sono tutti fottutamente armati. E sono un botto. Veramente un botto. Ora io non so se magari con un po' di frecce. Sti cavoli, quel tizio lì che è lì non mi piace per niente. Vorrei andare dall'altra parte della stanza. Dobbiamo andare. Mamma mia, sono armati fino ai denti con la gente lì. Maledetti. Andiamo più. Ah, qua c'è qualcosa, attenzione. Ma potremmo fare così. Sì. Gli
Vediamo se il tizio lì, vedete, si sta muovendo. E va qua. No. Purtroppo no. Non vedo niente. Ecco. Andiamo avanti. Però possiamo anche evitarli, eh. Non serve fare lo scontro. Cavolo, questo qua è arrivato qua adesso. Maledetto. Cavolo. Vedi. Andiamo dietro qua. Maledetto, se arriva qui lo ammazzo da dietro però. Ma non arriva qui. Che cavolo, non so neanche se... Eccolo lì. Maledetto. E non so neanche se... Vedo il contrabbandiere! Ecco, cioè pensavo di averlo ammazzato con un colpo, cosa che non è capitata purtroppo. Quindi attenzione perché adesso arrivano tutti. Il nostro stealth si è... fottuto per ora, però... Non si sono allarmati. E c'è uno lì. La freccia si è conficcata qua, una è andata per terra. Ma uno l'abbiamo leggermente ferito. E sti cavoli. E vabbè. Vieni qua. Uno è scappato in là, però l'abbiamo fatto saltare in aria. Ecco. Però qua. E qua. E qua. Lo sto facendo il giro, guardate. Giro maledetto. Va, che sei... Ma carica, veloce! Mamma mia, che sei lento! Poi abbiamo rubato questo. Che cavolo. Abbiamo un fucile d'assalto adesso. La prima cosa, curiamoci. No, curiamoci, non... Vai a curarti, maledetto lui. No, 8, 7, cos'è che era? 7. Curati, con calma. Ok. Adesso prendiamo il fucile d'assalto. E ha 14 colpi, quindi... Okay. Piano pianino. Andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a beccare. Eh sì, qua abbiamo altri colpi, E muori. Capito. Ce ne sono altri. Uno forse sta venendo di qua. Fatto male a venire di qua. Ah, non ci ha dato colpi. Peccato. Però ne abbiamo demoliti un po'. Via, vieni lì. Ah, cavolo. Cito. Lui è lì. Calma, cito. Ola. Alla grande. Colpi. Non è neanche qui. Vedi qua. Cristo santo. La dobbiamo lanciare lungo là. A ventaglio. Deve essere lui. Fai attenzione. Cavolo, questo qua è qua, maledetto. Amico, non c'è niente qui. Andiamo avanti allora. Oh!
Olè! Cambia arma. Ma questa fa schifo. Ok. Uno esplode. Abbiamo fatto esplodere uno. Non ci ho dato armi ni niente. Però siamo passati in un'altra zona, che va bene comunque. Vedete come questo gioco potevamo fare sia stealth oppure no? Probabilmente riusciamo a farlo stealth. Però andiamo avanti. Simbolo delle luci. E poi in realtà in inglese sarebbe lucciole, ma questo ve l'avevo già detto forse nella prima o nella seconda puntata, non mi ricordo. Beh, dobbiamo andare lì. Prima di andare lì controlliamo bene qua, ma vedete com'è fatto tutto bene. Cioè il dettaglio anche del fatto che questa sia la zona probabilmente dell'ospedale per bambini. E infatti ci sono i disegni, cioè veramente bene. Attenzione. Arrivati qua. Uè. Ecco! Santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Potevo anche sparargli. Potevo anche sparargli. Cari, chiudi il becco. Puoi fare una brutta fine te o te? Qua. Adesso direi di salvare Ellie, non perdiamo altro tempo, ma già il dottore è andato. Via. Gli altri vi lascio lì così. Ti tengo. Ti tengo. Scattato un allarme devastante. La porta verso pediatria, venite quassù ora! Scappiamo, scappiamo. È qua giù! Scappa, 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 scappa. Speriamo di non fargli picchiare la testa in giro. Ti ho preso. Coprite le uscite. Ti ho preso. Via, 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 corre, 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 corre. Corre, corre. Da che parte? Sti cavoli, via, via di qua. Fai il giro dall'altra parte. È tutto ok. Non so se è la strada giusta. Sì, 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 abbiamo fatto il giro giusto. Ultima occasione! Lasciala, ora! C'è l'ascensore! Ho detto indietro! Cavolo! Via! Non fare! Rischia di prendere anche lei, insomma. Non male che l'ascensore funziona! Meno male! Speriamo che Ellie stia bene. Quindi l'allarme non l'hanno dato quei due lì, credo. Forse era collegato al respiratore che aveva. Okay, forza. Forza. Ha bloccato l'ascensore. Marlene. Anche se la porti via e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. Lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora fare la cosa giusta. Sì, anche voi però. Non sentirà niente. Forse la cosa giusta l'ha fatta. Vediamo se se l'è portata dietro, se se l'è portata dietro. Penso che io avrei fatto, l'avrei lasciata lì. Anche perché poi magari qualche dottore scopre un altro metodo per... Magari anche utilizzando lei stessa, ma non uccidendola. Infatti, eccola qua. Ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Bella lunga storia. Abbiamo trovato le luci. A
quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni. Ma non è vero! Addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... gli ha sparato... Hanno smesso di cercare... Sotto. Ecco, vedi, lui la sta proteggendo, raccontandogli delle bugie. Ma penso che lei abbia capito. Mi spiace. Forse. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Io pensavo che la lasciasse andare. Comunque invece no. Oh cavolo. Pazzesco. Pazzesco. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Abbiamo il controllo di Perfetto. Ellie adesso. Non male, vero? Sì. Non abbiamo inventato niente. Sì, invece qualcosa abbiamo. Piastrina. Perfetto. Di Lucy Brown. Ok. E poi abbiamo anche la pastina di Riley. Ok, poi abbiamo, dei coltello a serra manico, abbiamo, degli oggetti, non stiamo qua a vederli tutti. Occhio alla testa quando entri. Sì. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Biglietto della mamma. Cioè, aspettate, guardiamoli. Biglietto della mamma. Ellie, ti svelerò un segreto, non amo molto i ragazzini. E odio i bambini piccoli, eppure ti guardo il resto di stucco. Non è neanche un giorno di vita e ti retterò il braccio la cosa più incredibile che abbia fatto nella mia vita. Una vita che sta per interrompersi troppo presto. Ma Len si occuperà di te. L'abbiamo vista poi nel diario là, pensava fosse morta. Non c'è nessuno al mondo di cui mi fidi più di lei. Quando sarà il momento ti racconterà tutto su di me. Non crearle troppi problemi, non essere testarda come me. Non ti mentirò. Questo mondo è parecchio incasinato. Non sarà facile, ma ricorda sempre che... la vita merita di essere vissuta, trova qualcosa per cui combattere. Vedo in te una grande forza, sono certo che saprai sviluppare le tue potenzialità. Dalla mamma con affetto, Anna, rendimi orgogliosa di te, Ellie. Che vedete? Il coltello a serra manico, a questo punto guardiamoceli un attimo. Che... una scritta, no. Molto bello però. Abbiamo, il Walkman. Orelli, vedete la scritta dentro la cassetta. Il robot di Sam. Poi del povero Sam. Scusate il gioco di parole volume 2 con tutte, che cosa dicono due cassaforti che si incontrano, che combinazione, wow. Che cosa succede? Che succede se una mucca si addormenta supina? Pina muore. Supina, che vuol dire, però vabbè. Senti questa, occhio per occhio, 40 occhio. Vabbè. Volevo parlare al lago, ma ho perso il filo. Sto leggendo un libro sullo scotch, tieni incollati fino all'ultima pagina. Mio cugino è un fenomeno come giocoliere, ma non ha le palle per esibirsi. Perché il pomodoro non dorme? Perché l'insalata russa. E dove abita lo strappa la regola in via del tutto eccezionale. Battute scandalose. Poi abbiamo questo per andare dall'altra parte con... ragazza stufa scappa di casa, i genitori muovono di freddo. Queste sono tutte le battutine che si facevano. Un uomo dice al dottore: dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. Il dottore: avanti un altro. La vita è una battaglia navale. Un giorno ci sei, il giorno dopo C7. Battaglia navale. Uomo invisibile cerca donna invisibile per fare cose mai viste. Rubato un tir pieno di lampadine, la polizia brancola nel buio.
Dal dottore, 10, dica 3 volte 33, 99. Ho capito, lei ha i calcoli. Cosa disse all'ultimo dei moicani? Aspettatemi. Io avrei detto, cosa disse l'ultimo americano? Nessuno l'ha mai sentito. Oppure, vabbè, come disse un mio cugino nato in Russia, io Andrei, perché il nome Andrei è un nome russo, vabbè. Andrei, sai che cos'è un tartufo? Una tartina non identificata. Scandalosa. Usate il gioco di parole, vabbè, leggiamo anche questi. Sempre di Will Livingstone, tra l'altro. Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Ok, questa l'aveva detta. Conoscevo una medium che aveva due sorelle. La minore si chiamava Small, la maggiore Large. Medium. Small, medium, large. Dal dottore, dica 3 volte nel 99. Ah, ok, cosa? Chiusa la fabbrica di carta igienica, gli affari andranno a rotoli. Mia moglie e io siamo stati felici per 20 anni. Poi ci siamo incontrati. L'altro giorno il mio professore di diritto mi ha guardato storto. Chi è il dio del mare? Nettuno. Impotibile, qualcuno deve ettere. Vabbè. E poi qua, vabbè, abbiamo i fumetti che abbiamo raccolto. Va bene, andiamo avanti. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Sarebbe piaciuta anch'io. E tu saresti piaciuta a lei. Sì. E vabbè, gli potevi anche dire sì, certo, diciamo, un po' di contentezza. Wow. Guarda laggiù. Siamo. Ci siamo quasi. Casa. Guardate che bello. Cascata con... Che bello. Ormai siamo vicini. Ah, non seguiamo il sentiero. Grazie. Ok, ti tengo. Dammi la mano però. Dammi la mano. Eh sì, vai. Dai. Ok, andiamo. Attenzione. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. Non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada... Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Aia. Lei, ve l'ho detto che aveva capito. Lo giuro. No, va. E finisce così, amici. Qua titoli di coda e niente, vabbè, ci vediamo appena finisco i titoli di coda. Ma giusto per raccontarci due cose su questa mega avventura, però vi ricordo che c'è un DLC collegato alla parte 1. Poi c'è anche la parte 2, ma non è ancora uscita su PC, quindi la porterò appena esce. Ma il DLC provvederemo a farlo. Però aspettiamo la fine dei titoli di coda. Gioco completato, è sbloccato la nuova modalità di partita Plus. Può attivare l'avvio di una nuova partita, skin personaggio, skin arma, modificatore di gioco, modalità di filtro, altri bonus sono disponibili.
nel menu extra. Come vi dicevo, c'è anche questo Left Behind, gioca dei capitoli aggiuntivi ambientati durante gli eventi di The Last of Us. Questo faremo adesso, tra un po'. Non ovviamente in questa puntata finisce qua la serie ufficiale di The Last of Us parte 1. Una bellissima serie, devo dire, un gioco fantastico, grande storia, ottima trama. Da notare il coltello qua famoso che adesso è qui, ottima trama, ambientazioni spettacolari. Certo, un gioco che gioco da vivere come quasi un'avventura grafica con un po' di azione, quindi molto bello per quello. E devo fare complimenti, quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del gioco anche voi. Mi raccomando, supportate questo canale che non prende neanche un euro e questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti!